Un edificio ben costruito non è solo ben costruito, è anche un segno di civiltà. È un gesto civico molto importante. Questo confondere questi valori, che sono quelli del buon costruire, sono quelli del cercare la poesia nella luce, magari la cerchi nelle trasparenze, cerchi nelle emozioni, e poi però al servizio della comunità, e quindi avendo presente che tu costruisci luoghi dove avviene il fantastico miracolo della convivenza, dello stare assieme, del condividere dei valori. Sono sempre stato convinto che il mestiere dell'architetto è quello di costruire dei ripari per il genere umano. Forse questo è dovuto al fatto che sono nato e cresciuto in una famiglia di costruttori, di piccoli costruttori, ma tutti erano costruttori. Mio padre lo era, ma anche mia zia, avevo tre zii, tutti e tre costruttori. E mio nonno, sai, costruttore intendo qualcuno che costruisce, ma mica con 2000 operai, con 10 operai. E quindi io ho passato la mia vita così, la mia infanzia, seduto su un mucchio di sabbia, a guardare questo miracolo del costruire. Da un mucchio di sabbia guardi i mattoni, il cemento, queste robe, e l'indomani scopri che sono diventati un muro, sono diventati una cosa che sta su bella dritta. È un miracolo, è qualcosa di miracoloso, e poi cresci. E allora dai a questo valore, che si potrebbe definire semplicemente tecnico, perché sei un semplice costruttore, dai un valore etico, perché costruisci dei ripari. E poi impari anche che questi ripari talvolta sono solo per una persona, una famiglia, sono per una comunità. E poi scopri un po' più grandicello che puoi fare una biblioteca, puoi fare un museo, puoi fare una sala per concerti, puoi fare un'università, una scuola, un ospedale. Io ogni volta che entro in questo ufficio, anche in tutti gli uffici che abbiamo, è una festa. Si confondono continuamente il momento del costruttore con quello dell'umanista e con quello del, perché no, del poeta, perché ci vuole anche questo, ci vuole anche questa magia.